Oggi parliamo di avicoli, territorio delle Langhe e il Basso Piemonte famoso per questo tipo di allevamento. Ci sono delle razze autoctone di questo territorio molto importanti come avicoli e sono sicuramente la Bianca Cesaluzzo e la Bionda di Cuneo. E non solo, aggiungerei anche il pollo di Villanova insieme al capone di Morozzo. Oggi trattiamo quello più, diciamo, di riferimento a livello anche internazionale, che è il pollo. Pollo che nella sua definizione può essere pollo giovane, una gallina, una pollastra, un cappone e un pollastrino. Quindi abbiamo separato il nostro animale e andiamo a affrontare quello che è la preparazione delle cosce. Le cosce le prepariamo come una galantina che può essere servita fredda o calda. Per fare questo dobbiamo disossare le carni e la galantina l'accompagniamo con i vegetali sia all'interno che all'esterno della preparazione, più il tartufo nero che nobilita questa preparazione. Quindi il primo lavoro che facciamo è predisporre delle fettine di tartufo, e le fettine di tartufo le andremo a creare in un modo regolare, in modo da avere delle fette precise per il lavoro di guarnizione. Quindi tagliamo il nostro tartufo in modo regolare e da qui otterremo le nostre piccole fette che andranno a guarnire la preparazione alla fine. Il passaggio successivo è predisporre la farcia interna delle nostre preparazioni, che sono le galantine. Quindi andiamo a tritare il nostro tartufo. Per tritarlo cominciamo a organizzare delle piccole julienne, poi le rigiriamo e andiamo a tagliarlo. In realtà è una dadolata piccolissima, simile a una brunoise. Fatto questo, le raccogliamo e le inseriamo in una bacinella. Adesso andiamo, una volta che abbiamo organizzato il tartufo, andiamo a organizzare il fondo di cottura. La cottura di questo prodotto sarà fatta a livello di cottura a vapore, un vapore umido classico, non in forno, ma sopra una casseruola che sviluppa profumi e aromi. Quindi nel nostro fondo metteremo due bacche di chiodi di garofano, una piccola bacca di anice stellato, un piccolo pezzo di cannella, proprio piccolo, del pepe nero in grani e del pimento. Fatto questo, li dobbiamo andare ad inserire in una bustina delle spezie. Prepariamo una bustina per le spezie che sarà poi inserita nel liquido. La chiudiamo. Gli altri elementi che entrano a far parte di questa preparazione sono sedano, carota, porro, cipollotto, scalogno e funghi. Una mirepoix più l'aggiunta dei funghi, che sono sempre dei purificatori degli elementi. Arrivata all'ebollizione aggiungeremo anche le erbe che danno profumi specifici. Quindi partiamo con il predisporre la nostra preparazione. Pariamo il fungo, lo andiamo a pulire sulla base, lo inseriamo in una bacinella e andremo a poi a lavare il tutto. Tagliamo in una grossa dadolata il cipollotto, la stessa cosa la facciamo con
il sedano, lo tagliamo in una grossa dadolata e anche lui andremo a lavarlo. Lo scalogno lo tagliamo solo a metà, il porro lo tagliamo a metà per il lungo e lo ritagliamo in grandi pezzi, e la carota andiamo a sbucciare e la tagliamo in mirepoix. Quindi la tagliamo per il lungo e poi la tagliamo a pezzi irregolari. Andiamo a sciacquare tutti i nostri elementi. Una volta pronti li inseriamo nell'acqua fredda e iniziamo l'ebollizione. La portiamo a ebollizione. Mi riprendo ancora la casseruola e metto le erbe a bagno in modo che perdano il terriccio che possono avere in superficie. Adesso passiamo alla carne, quindi la nostra coscia viene separata dalla pelle. La pelle bisogna staccarla in modo integro, quindi non deve riportare tagli. È importante che sia integra perché la pelle servirà da contenitore per la nostra galantina. Tenendola in tensione si riesce a staccare molto bene. Abbiamo la pelle intera, ripetiamo la stessa operazione anche con l'altra. Abbiamo la nostra pelle che è abbastanza rettangolare e poi ricaveremo i nostri giambonetti. Il passaggio che dobbiamo fare è eliminare queste parti bianche e rosse che sono tracce di tessuto di carne e avere una pelle perfettamente pulita. A questo punto dissociamo la carne, la stacchiamo dall'osso. Per questa preparazione ne basta una. L'osso lo mettiamo all'interno del fondo che si sta preparando, che è un fondo che deve aromatizzare la nostra preparazione. Tagliamo la carne della coscia in piccoli pezzi e la inseriamo in una ciotola. Ripetiamo l'operazione staccando sovracoscia e quindi le cosce. Una volta ottenuta la nostra base di dadolata, predisponiamo l'inserimento del tartufo nero, recuperiamo i due sovracoscia che andranno per altre preparazioni, aggiungiamo un po' di pasta di salsiccia al nostro preparato. Ricordiamoci che la salsiccia è aromatica, è già condita, non aggiungiamo sale, un pezzo di pellicola e cominciamo a lasciare riposare un attimo la nostra preparazione. Mi sono preso un po' di dragoncello e un poco di tanaceto. Le erbe sono una scelta personale e non è necessario utilizzare queste erbe, l'importante è capire cosa si vuol fare. Inseriamo le erbe all'interno della faccia e la chiudiamo. Dobbiamo prendere un pezzo di pellicola e posizionarlo bene sul tagliere. Disponiamo la nostra pelle, dividiamo la faccia a metà e andiamo a costruire la prima galantina. Aiutandosi con la pellicola si crea un rotolo. Si va a chiudere ridando la forma della coscia. Vedete che è un po' più stretta da un lato. Andiamo a chiuderlo
molto bene, e poi, visto che cuoce a vapore, andiamo a bucarlo leggermente in modo da permettere agli aromi di entrare. Questa è la preparazione di base, appoggiamola. Ripetiamo l'operazione con l'altro. Non è importante mantenerlo in frigorifero, perché subito dopo andranno in cottura. Bene, passiamo alla predisposizione delle erbe che entreranno a far parte della preparazione. Le erbe sono erbe primaverili, quindi salvia, due rami di finocchio, un po' di timo. Queste erbe le andiamo a inserire in un sacchetto. Arrivato a ebollizione, inseriamo le erbe. L'operazione successiva è predisporre i vegetali di accompagnamento. Quindi un po' di indivia, giusto tre pezzi, un paio di foglie di bieta, un piccolo cavolfiore, una costa bianca, andiamo a pararla, il bianco rimarrà completamente bianco, mentre il verde sarà perfettamente verde. Per ultimo una foglia rossa, prima un po' di colori. Questi tre elementi verranno cotti anche loro a vapore insieme alle cosce farcite. Passo successivo è organizzare il tartufo. Il tartufo lo andiamo ad affettare sottilmente, ma non troppo sottilmente, deve esserci una certa consistenza. E questo è pronto. Adesso facciamo un altro pezzo. Anche questo tartufo è tagliato. Il fondo comincia a sviluppare profumi e organizziamo il nostro cesto per la cottura a vapore. È un normalissimo cesto in bambù dove possiamo già posizionare le carni e il cavolfiore, l'elemento che impiega più tempo a cuocere. Ok, predispongo un po' di carta per fare una fascia di copertura alla nostra casseruola e quindi la vado a inumidire leggermente. Posso già posizionarla intorno in modo da fare una fascia che sostenga e sigilli il mio cestello. A questo punto appoggio il cestello sopra la mia pentola. Il vapore tenderà a uscire dalla parte superiore. Andiamo a prendere un altro cestello, che in realtà non è un cestello ma è una fascia. Questa fascia serve per contenere gli altri vegetali che subiranno una cottura successiva. Quindi posizioniamo un piccolo pezzo di carta forno. E sopra questa disponiamo i vegetali in cottura. Il vapore che sale ricade e tiene più umidità sul prodotto. Cuocendoli con questo sistema abbiamo la possibilità anche di avere un sapore che non si contamina. Mi organizzo il piatto per appoggiare i nostri elementi una volta pronti. Il piatto è un piatto bianco, leggermente crespo. A fianco di questo piatto metteremo una ciotolina con una piccola salsa d'accompagnamento. La salsa d'accompagnamento è un fondo bruno montato con un po' di olio. E quindi noi abbiamo già un fondo bruno, lo andiamo a ridurre
in una casseruola molto piccola, non ne serve molto. I fondi bruni sono sempre abbastanza liquidi, quindi anche qui vado a accendere, andiamo a ridurre la preparazione. Aggiungiamo un po' di pepe bianco al nostro fondo, la salatura la faremo alla fine, lo dobbiamo andare a mandare a zero. Possiamo appoggiare l'altro cestello sopra, così cuoceranno anche le verdure che andremo a servire fredde, così come andremo a servire freddo anche la nostra galantina. Quindi per far questo accendiamo la battitura. Facciamo asciugare completamente, una volta asciutto aggiungiamo il marsala, ne aggiungiamo come mezzo bicchiere e riportiamo a bollore, staccando bene tutte le parti che si sono legate al fondo della casseruola. Ne serve la quantità di un cucchiaio. Mettiamo a parte, a questo punto aggiungiamo un po' di sale, una placchetta, una griglia sulla placchetta in modo da tenere staccato il nostro elemento. Bene, il cestello dei vegetali ce lo portiamo qua e rimane in caldo. Prendiamo le nostre galantine, appoggiamo una placchetta e questa placchetta va in abbattitore. Prendiamo il nostro cavolfiore che è cotto per più tempo e lo mettiamo là. Prendiamo i nostri tartufi e andiamo a inserire nella salsa in modo che diventino lucidi e diano anche profumo alla salsa. Andiamo per il lungo. Abbiamo le due fette di carne, vedete che è un marbré, quindi richiama il marmo. Andiamo a posizionare le fette di tartufo leggermente accavallate, ne mettiamo 5 per ogni preparazione. Andiamo a posizionarle nel piatto. Rigeneriamo la salsa. Nel frattempo che la salsa si rigenera, andiamo a cuocere i vegetali. Facciamo un piccolo gomitolo. Addizioniamo un poco di olio nella salsa calda, come vedete fuma. Mettiamo un po' di salsa all'interno della ciotola, andiamo a sparpagliare qualche lamella di tartufo anche su questi vegetali bianchi.